La cantina di Isera è una delle cantine cooperative più storiche, più piccole del Trentino. È stata fondata nel 1907 e ha vanta 150 soci con circa 200 ettari di vigneti sulle colline basaltiche di Isera. Siamo nel periodo della vendemmia, che è il momento più bello dell'anno, dove si porta a casa in questo periodo in particolare il Marzemino Superiore di Isera che nasce su queste colline. Lo stiamo raccogliendo proprio per fare il nostro Marzemino Etichetta Verde, che è la nostra etichetta storica, fatta per la prima volta, diciamo, nel 1978. La vendemmia a Isera inizia verso la fine di agosto e finisce con le prime varietà bacca bianca e finisce a metà ottobre con le ultime varietà, tra cui il Marzemino e altre varietà bacca rossa. Per decidere il momento corretto per la vendemmia del Marzemino si inizia ad assaggiare l'uva, a fare dei campioni, delle analisi per capire qual è il momento ideale dove l'uva sprigiona i suoi caratteri migliori per fare un ottimo vino. Il vino principe della cantina di Isera è appunto il Marzemino. Tra le varie bottiglie facciamo il Marzemino Etichetta Verde, che è una bottiglia storica della cantina di Isera. L'uva per fare questo vino viene da dei vigneti selezionati sulla collina di Isera e di Marano, questi vigneti, queste zone qua. Qui siamo in uno di questi vigneti, è un vigneto storico, sono vigne con più di 50 anni e è una zona proprio storica per la produzione del Marzemino. Nonostante le varie difficoltà dell'annata, il Marzemino è una varietà che si adatta abbastanza bene sia alle malattie fungine che ai problemi che ci sono durante la vendemmia. Ha una buccia che resiste abbastanza anche a questi cambiamenti tra caldo e freddo, tra questi temporali estivi. E quindi in questi giorni stiamo raccogliendo un'uva che è nelle sue condizioni ideali. L'annata 2024 è stata un'annata un po' difficile, perché è stata caratterizzata da molte piogge, sia in primavera che in estate. Queste piogge e questi sbalzi tra caldo e freddo hanno comportato una diminuzione della quantità dell'uva, ma la qualità, tutto sommato, è buona. La vendemmia è il momento migliore dell'anno, anche per i soci contadini. È il momento in cui si porta a casa l'uva, che è il prodotto di un anno di lavoro in campagna. La vendemmia trentina, che si sta concludendo in questi giorni, rappresenta circa il 2% della produzione italiana e il Marzemino, che stiamo raccogliendo, circa il 2% della produzione trentina, quindi capite che è una peculiarità del nostro territorio, è una varietà autoctona trentina che nella zona di Isera ha trovato il suo habitat naturale, diciamo così. E il Marzemino Superiore di Isera, quindi una sottozona ben delimitata e circoscritta su queste colline basaltiche, nel 1978 ha dato origine al Marzemino Etichetta Verde, che è una selezione delle più belle uve di Marzemino Superiore di Isera che nascono su queste colline, appunto, e ogni anno i soci che producono l'uva, le più belle uve per dare vita appunto al Marzemino Etichetta Verde, vengono scritti sulla retroetichetta proprio come tributo, come segno di gratitudine per il loro lavoro durante l'anno nei campi e per essere riusciti a produrre in quell'annata un Marzemino degno di fregiarsi appunto del nome Etichetta Verde. Oltre al Marzemino, di cui abbiamo appena visto la vendemmia, un altro prodotto di punta della cantina è il nostro Trento DOC Isera 907. Come sappiamo, il Marzemino viene coltivato nelle colline basaltiche di Isera fino ai 300 metri di quota circa, invece salendo abbiamo le produzioni di Chardonnay, per noi molto importanti, che utilizziamo per la produzione del nostro Trento DOC Isera 907. Durante la vendemmia abbiamo avuto anche il Trento DOC Festival quest'anno, che ci ha dato molte soddisfazioni perché è riuscito a intercettare molte persone trentine, ma anche da fuori regione, che sono venute in cantina per degustare i nostri Trento DOC Isera 907 nelle varie declinazioni, riserva, dosaggio zero, collezione 15. Quindi è stato un bel momento di confronto con parecchi interessati appunto a questa produzione. Siamo all'interno di questo bellissimo palazzo De Probizzer, che è di proprietà del comune di Isera in Vallagarina, che
che già dal 1996 è stato dato in affitto a una cooperativa di piccoli produttori del territorio. Prevalentemente sono produttori vinicoli, abbiamo anche qualche microimpresa agricola che produce da salumi, mieli e formaggi, ma il nostro scopo è quello di far conoscere la realtà del vino del nostro territorio. All'interno della Casa del Vino possono sempre i nostri ospiti degustare i Marzemini, che rimangono comunque uno dei nostri vini più importanti che abbiamo nella nostra vallata, ma non solo, perché queste aziende producono anche Trento DOC, producono dei grandi vini bianchi e dei grandi vini rossi. Sono degustabili tutti i giorni, noi siamo aperti 365 giorni all'anno e il cuore rimane sempre quello di abbinare il vino ad un cibo, perciò un po' al contrario di quello che succede solitamente in un ristorante. Ci troviamo nella vinoteca della Cantina di Isera. Qui da noi si possono acquistare i nostri vini, ma anche degustarli. Facciamo anche delle visite guidate in vigna o anche semplicemente in cantina per poter vedere come noi produciamo i nostri vini. Organizziamo delle serate a tema, normalmente l'ultimo venerdì del mese, per poterci far conoscere noi, ma anche i nostri vini. Per tutte le informazioni potete trovarci sul nostro sito internet o eventualmente sui social.